il Cristo vero. Chi è stato il Cristo? Qualche anno fa hanno scoperto un papiro giudicato autentico per gli esperti, dove c'è scritto che Maria Maddalena era sua moglie. Era un uomo come noi, con tutti i problemi derivanti dal fatto che il suo spirito abitava in un corpo fisico. I nostri istinti erano i suoi. Ha potuto dire tutta la verità che conosceva agli uomini di quel periodo? E la risposta è no. No, perché esisteva già una religione in quel luogo. Anche oggi lo vediamo come sia difficile per l'uomo odierno essere libero di concepire una verità diversa dalla sua. Poco fa sono venuti a trovarmi dei testimoni di Geova. Oggi è Pasqua. Sono venuti a trovarmi apposta. Altre volte li avevo accolti. Ora mi chiedo che cosa li ha spinti a cambiare religioni e a credere in quel tipo di Dio. Cosa offre di meglio Geova o il Dio dei cristiani? Tutti dicono che di Dio ce n'è uno solo, ma questa è una boiata pazzesca. E tutti quelli che affermano che abbiamo lo stesso Dio si sbagliano. Il mio Dio è diverso dal tuo perché le sue leggi non sono come quelle del tuo Dio. Il Dio è uno, ma non è il vostro e nemmeno il mio. Il mio Dio non ha figli prediletti. Nemmeno il Cristo lo era. Era un nostro fratello che liberamente ha scelto di fare quell'esperienza. E magari non era la prima volta che ci provava. Doveva allenarsi a diventare il Cristo. Il momento storico era quello giusto e Gesù di Nazareth è diventato il Cristo. La storia lo dice, che prima del Cristo erano arrivati in quella zona degli altri Cristi in grado di fare miracoli. Forse era sempre lo stesso spirito di Cristo che imparava a diventarlo per creare una religione più vicina alla verità da lui conosciuta. Ma questo cosa significa? Significa che lo spirito del Cristo viveva da qualche parte e che poteva decidere per la sua vita sulla terra. Chi ha obbligato il Cristo? Chi può obbligare il Cristo? E non venite a raccontarmi la favoletta del Dio che concepite. Un padre non può obbligare il figlio. Se lo obbliga vuol dire che non è un padre, è uno stronzo. E se Dio è al vertice di ogni cosa, non ha alcun bisogno di obbligare i suoi figli, perché i suoi figli avranno a disposizione tutto ciò che serve per portarli alla consapevolezza. In ogni momento della loro esistenza essi avranno la coscienza raggiunta nelle innumerevoli esperienze in questo piano materiale e negli altri piani infiniti che fanno parte della creazione. Così dovrebbe fare il buon padre di famiglia, far nascere la coscienza nel figlio e responsabilizzarlo.
e lasciarlo scegliere liberamente, contando sul fatto che è pronto a quel tipo di esperienza. Se l'ha cresciuto bene, suo figlio non lo deluderà. E il Cristo è stato cresciuto bene dai suoi genitori. Sono stati loro l'arco che ha scagliato la freccia, Cristo. Il Cristo li ha scelti apposta e non importano le cazzate del Dio in cui tu credi. Non poteva scegliere di nascere altrove o in un'altra famiglia. Anche a livello genetico le cose avrebbero potuto essere non adatte allo scopo. Nessuno è obbligato a venire sulla terra al buio. Ma che Dio sarebbe se facesse differenze fra i suoi figli? E tutte le spiegazioni che riuscite a concepire per difendere il vostro Dio mi fanno un baffo. Il Cristo era nostro ed è nostro fratello. E se era come noi, pensate cosa è riuscito a fare. Insieme al Buddha e altri come lui che hanno contribuito all'evoluzione del pianeta, chi è stato il Cristo? Non certo come lo immaginate voi.